Vieni, vieni qua. No. Allora ragazzi miei, oggi leg day, c'è poco da dire, sto già prendendo la mia citrullina, adesso un bel 6 grammi. L'altra volta non ho preso la betalanina, ma questa volta sono bello gasato, voglio spingere bene. 4 grammi che sono 4 pastiglie. Da piccolo ne prendevo una alla volta. Mo 4. Bando alle ciance, raga, ricordatevi se volete acquistare sul sito Prozis citrulline e betalanine, che sono gli integratori che utilizzo attualmente pre-workout. Codice sconto ferro se volete dei bei sconti e omaggi. E a breve farò anche un giveaway tramite Prozis. Quindi rimanete connessi, se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale. Tanta gente che guarda i miei video non è iscritta al canale, quindi ragazzi miei, è gratis. Cliccate su iscriviti perché vi regalo sempre gioie ed emozioni. Ragazzi miei, è gambe. Oggi è gambe, però vediamo anche gli addominali che sto facendo in questo periodo da quando mi segue Dario. Ormai conoscete tutti Dario, ho già portato un video dove sono andato da lui anche a fare il check. Niente, da quando alleno gli addominali con lui sto notando veramente tanto, tanto risultato. Quindi voglio proporvi questi addominali perché solitamente tanti skippano gli addominali perché non sanno mai che addominali fare. State connessi perché lo farò alla fine dell'allenamento, perché prima abbiamo la mobilità da fare. Vi voglio far vedere anche che mobilità sto facendo, visto che l'ultimo video con Dario è stato anche proprio dei problemi posturali che ho a livello di bacino e quant'altro. Quindi vi farò vedere che esercizi faccio sempre pre gambe. Quindi Nix, andiamo, mobilità, e si parte con lo squat al multipower, perché oggi mi serve qualche spotter. Nix, mi serve qualche spotter. Allora, i primi due esercizi di mobilità che sto facendo sono queste. Allora, il primo lo faccio sulla panca, gamba davanti, busto dritto, e provo a portare il mio petto sempre più giù, buttare fuori l'aria, 3 secondi, e ritornare su, ma senza usare le mani, tutto sul gluteo. Lascio così, petto in fuori e vado giù il più possibile. Quando sento troppo tirare conto 3 secondi e vado su. Ok, altro lato, e io ho notato che da un lato sono più mobile, dall'altro sono molto più duro. Stop. Più di così non posso scendere. Cioè praticamente mi sento tirare tantissimo qua e non riesco a scendere. Quindi devo riuscire a migliorare questa cosa. E torno su. Facendolo riesco ad andare sempre più giù, guarda. Fatte le due serie sulla panca, veniamo al multipower. Bacino. Uno. Di là. Ovviamente non lo faccio da tanto tempo, quindi non sono ancora molto bravo a farlo. Devo ancora diventare bravo. Fatta la mobilità e il riscaldamento, dobbiamo fare al multipower squat. Dobbiamo usare questi rialzi. Avessi la scarpa quella lì apposta per fare squat col tallone rialzato, non userei questi. Ragazzi, iscrivetevi al canale, così almeno iniziamo a fatturare e me le compro. Allora ragazzo mio, mi devi dare una mano, tra poco. Mi devi dare una mano, devo fare 4 serie da 6 colpi. Fratello, mi devi far gasare. Non vi consiglio di usare una cintura del genere. Io l'ho persa la mia. Tieni, tieni. No, no, è bella. Ma è bella americana questa qua. Quella che usa si boom. Dato io l'ho presa, sì. Siamo ancora a un peso abbastanza tranquillo. Farò solo un colpo per sentire il carico e basta. Ok. È la prima volta che metto sto carico. Quindi c'è sia la percentuale che io li chiuda e c'è sia la percentuale che io non li chiuda. Proviamo a fare 200 kg di squat al multipower. Oba! L'ultimo ho sentito anche che mi ha dato una bella mano. Se non c'era lui rimanevo sotto. Non ho messo neanche i blocchi. Però dai, bella, bella. Bella. La prima 200 l'abbiamo fatta. Ora scaliamo. Tu dammi una mano solo se rimango sotto. 6 colpi. Poi oh, commentate anche voi. Ditemi come vi sono sembrati. Se li fate di merda o se vi ho gasato. Ah, si chiudevano le gambe. Le ginocchia. Raga, scusate. Permettetemelo. È la prima volta che lo provo. Ok, adesso 160. Scaliamo. Ancora 6 colpi. Oh, vai. Ah!
Raga, abbiamo altre 3 serie da fare. Userò 150 kg. Non voglio andare oltre. Voglio trattarli bene. Spacchiamoci, dai. Lascia, via. Lascia, eh. Oh raga, nei commenti potete dirmi delle playlist che gasano, perché non capisco più cosa ascoltarmi. Ditemi una playlist che vi piace. No! 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 Dai, dai, dai! No! Via, sedi, sedi. Basta, aspetta, stop. Ora andiamo a fare un CC squat, ma differente dal solito. Allora, vi faccio vedere cosa dovrei fare. Dovrei stare così, fare il CC e tornare su. Op, ok? Però bisogna capire come mettersi. La proviamo? Allora, sensazione, no, è fattibile, non è così tanto insicuro. L'unica cosa è che non ho messo i piedi in una posizione ottimale. Devo metterli più vicini a me e devo caricare del peso. Rischio numero 1. Cosa può succedere? Si può spezzare la catena. Rischio numero 2. Il moschettone. Però adesso aspetta. Il moschettone che magari si può aprire. E basta. Io non è che vorrei brevettarlo. Però lo sto brevettando. Dopo il CC squat abbiamo da fare l'hyper extension. Dobbiamo fare 4 serie da 8/10. Però stavo pensando a questa cosa, perché ultimamente spesso e volentieri sento persone, è come se le robe se le tirano dietro. Tipo, mi fa male il polso, ho un leggero fastidio al polso, e se le tirano così dietro da star fermi un mese perché magari hanno un piccolo fastidio al polso. Cioè, più tu ripeti a te stesso che hai qualcosa, hai quel dolore, hai quel fastidio, più tu lo senti. Ho visto anche che è proprio uno studio scientifico che dice che più tu dici a te stesso di avere un problema, più tu sentirai quel problema. Più dici a te stesso di non averlo, più tu non sentirai quel problema. Ovvio, deve essere contestualizzato. Quindi, era un mio pensiero. Ora, iperextension, ti servono i pesi a te? Sicuro, non fai gli addominali col ventre? No, no. Niente ragazzi, stavo cercando di convincere una ragazza a fare gli addominali con 20 kg, ma non ce l'abbiamo fatta. Una passeggiata al parco. Oh. No, 10, 10, fattibile.
Sono abituato molto bene a fare questo esercizio, mi piace. Riesco a sollevare un bel carico e sentirlo bene sul muscolo. Devo prendere un palo. Vieni qua. Ho preso i garanti di palo io. No. Presento i miei followers, ragazzi, della Jennifer. C'è bisogno di scalare per l'ultima serie, togliamo un bel 10. E anche un altro, almeno lo facciamo bene. Ah, che male. Ho fatto hyper extension, ora leg curl seduto, pacco full. No, scherzo. Se metto tanto peso, le faccio bene la prima, le altre le faccio di merda. Quindi preferisco mettere meno e farle tutte alla perfezione. Dai, 86 kg. Piede a martello, qualche rep. Poi rilasso il piede e tiro solo col femorale. Sono 8/10. Ok, ne avrei avute altre 3 o 4, quindi va bene il buffer. Teniamo lo stesso peso, ne facciamo altre 3. Quando vi fate dare una mano da qualcuno, le ultime, quando voi non riuscite, fa un male allucinante. Sei. Sette. Otto. Vai. Ultima. Basta. Madonna. Abbiamo finito le gambe, stiamo per iniziare gli addominali. Come ho detto all'inizio video, vi mostrerò gli addominali che sto portando avanti da agosto finora, che non avevo mai fatto, che sono molto divertenti. Vi faccio vedere un po', tanto sono tre cosine, una cazzata. Assicuratevi che il filo siete al centro bene, perché sennò se state più indietro col corpo non riuscite a fare l'esercizio. State più avanti, così almeno il filo sta bene al centro. Quando dovete fare l'esercizio dovete contrarre gli addominali e scendere indietro. Contrarre e andare indietro. Tornare in avanti, ok? Questo è il primo. Secondo invece, incastriamo l'altra gamba nello stesso elastico, ci mettiamo in obliquo, così, e rimaniamo in questa posizione. Il peso sarà qui, no? E noi dobbiamo cercare di mantenere il bacino alto. Il bacino non deve cadere, deve stare su, ok? Stop, l'unica cosa, se fate questo, rimanete belli chiusi in avanti, più chiusi in avanti che aperti. Aperti fa male la spalla, chiusi no. Basta, adesso vediamo quanto riesco a sovraccaricare. E visto che stiamo facendo il video, cerco di caricare anche di più del solito. I primi tempi li facevo 20 secondi senza sovraccarico, libero, così da abituare l'addome a rimanere in quella posizione. Poi nei 20 secondi iniziavo a metterci il carico, quindi non alzavo subito il tempo, ma alzavo il carico in quel tempo, quindi tipo 4 kg in 20 secondi, 6 kg, 8 kg. Poi i secondi sono diventati 45. E cosa ho fatto? Ho iniziato a farlo a corpo libero, poi ci ho messo il 4, così, sempre così. Sono ancora nei 45
5 secondi, massimo che avevo messo era 14, ma proviamo 20. Prima quello con le oscillazioni. Quello non c'è il sovraccarico. Dieci. Si molla, si molla un cazzo. Tutta una questione mentale, muscolare ma mentale. Respirare e non mollare. Ah, 15 secondi. Dai, 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 dai. Cinque. 4, 3, 2, 1. Oh, ce l'ho fatta, Stella. Ce l'ho fatta. Non è così scontato che se da un lato ce la fate, anche dall'altro ce la fate. Ora farò il lato più debole. Via. Ah, questo è più difficile. Ah, 30 secondi. Venti secondi. Ah. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due. Oh, stop. Pesante col venti, però ce l'abbiamo fatta. Non mi devi guardare, se tu mi guardi io mi imbarazzo, perché sei troppo bello. Vieni qua, devi fare lì, vabbè, non mi guardare, la rifaccio. Ah, pure il video mi sta facendo. Allora raga, vieni qua, vieni qua. Ragazzi, vi presento a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Il mio socio della palestra, il mio gym bro, che non parliamo spesso perché quando è qua si allena seriamente, ma domanda. No. Ma lei integra con gli aminoacidi e ha fine allenamento? Ovvio, per forza. Mi stai prendendo per il culo? No, no, per fai, forza. Sì. Codice sconto? Ferro. Basta, ferro. Sei un grande, sei un grande. Grazie, grazie. Vada pure, ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. È stato un piacere portarvi con me nel mio workout di gambe. È stato intenso, ci abbiamo messo 3 ore. E meno male che siamo alla fine, perché sta passando mo' l'aspirapolvere. Se no non si sentirà un cazzo. Aminoacidi e codice sconto ferro. Anche lui li prende. Anche lui li prende. Li prendono tutti. Al prossimo video. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, perché ste cose dove cazzo le vedete? E come faccio sempre, let's go al prossimo video.